Ok. Attraverso le gambe fino ai piedi. Porta il respiro qui, nella pancia. Fuori, 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 fuori. Trattieni. Pochi secondi ancora. Buttare fuori l'aria che è rimasta. Permetti di sentire questa risposta, che non è nella mente, ma nel corpo. Ok. Questa era la risposta. I've been so lazy, living in my head, haven't even raked the leaves. Living without you got a little bit better. Qualche anno fa mi sarei definito un uomo di successo, un vincente. All'età di 30 anni avevo realizzato tutti i miei sogni e la mia vita sembrava perfetta. Poi, all'improvviso, il mondo mi è crollato addosso. Tutto è andato in mille pezzi. Mi sono ritrovato a terra, svuotato e confuso. When I had to call Ronnie, never felt less like a man. I'm not a dark dude. Ho iniziato un percorso di consapevolezza. Sto finalmente affrontando tutte le paure e tutto il dolore dai quali sono sempre fuggito. Mi definivo Jacopo, imprenditore. Ora so che c'è qualcosa di molto più grande dentro ognuno di noi. Ma non è soltanto di me che vi voglio parlare, ma anche di un amico che sta attraversando un momento molto difficile della sua vita. Raccontando la nostra storia, raccontiamo il viaggio interiore di ognuno di noi. Va bene, dai, va bene, a posto, grazie. Ciao, 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 ciao. Allora. Aggiornato. Con le pagine non sono andate ieri che oggi. Va bene. Henry, noi dobbiamo parlare di altre cose? No, no, in fondo. Ci vediamo lunedì mattina? Ok, va bene. Tu puoi andare, grazie. Sera cena strepitosa. Abbiamo aperto una bottiglia di vino del 1958. Nel 1958 ce ne sono in tutto il mondo 300. Non abbiamo parlato di niente di lavoro. Sì, poi stamattina sono arrivato, 3.000 cazzi. Perché i problemi poi il lavoro sono quelli. Assunta! Mi
devi dire qualcosa? C'è qualcun altro che dobbiamo vedere? Ci sono altre cose? L'avvocato arriva. A che ora è? Arriva oh, quando arriva l'avvocato, se ritarda anche 20 minuti è meglio. Adesso io mi chiudo nelle mie cose, okay, tranquillamente. Poi ci vediamo domenica mattina? No, e poi ci vediamo stasera, con calma. Oh. Devi andare via presto? Cazzi tuoi. Alle 7 e mezza. No, alle 8. Io prima devo fare in ordine, ho la mia, l'ordine mentale. Delle cose. Assoluto, poi, visto che ci sono le telecamere, almeno se ti vesti bene. Credo che nel percorso di vita di ognuno di noi ci sia un momento in cui il cambiamento è un'esigenza che non si può più rimandare. Ce la faccio, te lo giuro, il mio cervello non mi regge. Per quello di prima gli stavo mettendo le mani addosso. Come quelli che fanno i fighi. Non mi Fabrizio piace. Si trova proprio in questa fase. La sua determinazione lo ha portato ad avere tutto. Donne bellissime, successo, soldi. Ma nonostante questo, un profondo senso di insoddisfazione lo accompagna sempre. Tante volte la vita mi ha messo davanti a un bivio e mi ha fatto capire che stavo sbagliando. E io in quel momento promettevo di non sbagliare più. E che sarei cambiato. Sono solo momenti, attimi, e poi riparte quel meccanismo mentale estremo, torrido, che non si riesce a fermare e che se non ce l'hai ti manca. L'ho fatto per troppo, troppo, troppo tempo. Qualche tempo fa, durante una cena, per la prima volta ho aggirato le difese di Fabrizio, facendogli una domanda molto diretta e personale. Gli ho chiesto: Fabrizio, ma tu sei felice? Fabrizio mi ha iniziato a rispondere con sicurezza, dicendomi: certo che sono felice, come potrei non esserlo? Ho una donna bellissima, ho il successo, ho i soldi. Poi si ferma un attimo, mi guarda, e con uno sguardo diverso mi dice: no, non mi sento felice. Allora gli ho detto: Fabrizio, anch'io mi sono trovato nella stessa tua situazione e ho deciso di fare un percorso. Se vuoi possiamo fare un pezzo di questa strada insieme, poi deciderai tu se continuarlo o meno. Forse per Fabrizio è arrivato il momento di smettere di fuggire e fare ciò avrebbe dovuto fare da sempre, affrontare se stesso. Io venivo in questa palestra, lo sai? Questa è la palestra più bella di Milano. Adesso ti alleni sempre a casa oppure no, vai? Adesso vado alla vigna, perché qua mi hanno buttato fuori. Che hai fatto? Un grill. Rissa? Ho litigato col proprietario, col capo dei capi qua, che è un posto pazzesco. E ci ho litigato sempre. Sono due o tre posti iper chic di Milano dove non posso entrare. Ma non è una coincidenza, no? No, assolutamente no. Ma se ti capita una volta, magari che ti sbatto fuori un posto, cioè, però se ripete la cosa evidentemente non mi piace. Ma però ultimamente intanto non mi sbatto via dei posti. Sì, una settimana. Una settimana. Sono arrivato in questo periodo che sono però un po' troppo alla frutta. Cioè non riesco, fatico. Alle 3 siamo andati a letto, mattina alle 6 e mezza mi sono alzato, ho fatto colazione. Ma dormi sempre poco, no? Sì, mi sono allenato e ho tirato un po' troppo la corda. Poi quando le cose vanno bene, tu rendi di più, hai tante pressioni da tante parti. Cioè alla fine l'adrenalina, il cervello, la voglia di chiudere tante cose
manda. Questo libro di Eckhart Tolle. Dice, non essere capaci di smettere di pensare è un'afflizione terribile. Non ce ne rendiamo conto perché quasi tutti ne soffrono, per cui è considerato normale. L'uomo, per sopravvivere, ha sfruttato l'intelligenza. Solo che poi questa intelligenza, sto pensiero è diventato più forte dell'uomo stesso. Perché noi non siamo i nostri pensieri. Quando l'ego ha il potere, il controllo, si crea la vita come vuole lui, no? E ti porta solo in certe direzioni. Diciamo, l'ego è facilmente identificabile, no? Cioè, tu hai un personaggio pubblico e quindi tu sai che tu non sei il personaggio pubblico, te lo sei creato, e poi sei rimasto quasi schiavo del tuo personaggio pubblico, no? Invece la vera felicità, la vera tranquillità, sta in tutt'altra direzione. Quindi tu fai un culo così dalla mattina alla sera per andare esattamente nella direzione opposta di dove dovresti andare. Fabrizio non era un vincente. Fabrizio era un ragazzo qualunque. Era il comune ragazzo per bene. Era un ragazzo normale. Esattamente un ragazzo normale. E quando ha assaporato il passaggio dalla normalità alla vita, non l'ha mai voluto abbandonare. Questa ultima ora che hai passato mentre lavoravi, mentre facevi, se dai un numero da 1 a 10, che numero daresti? Di che cosa? Del tuo stato d'animo, come ti sentivi, come stavi, nervoso, no? Nervoso, esterico. E quindi dai un numero da 1 a 10? 3. E quanto tempo passi della, più o meno della tua vita così, lavorando così? 80%. Quindi? Quindi bisogna fare qualcosa. No? Totalmente nella mente, no? Perché i lineamenti, guarda adesso che sorriso che c'è, incredibile, no? Cioè tu potresti fare le stesse telefonate, gli stessi impegni, le stesse cose con stato d'animo diverso. Allora, se tu pensi, no? Che cazzo di controllare sulla tua vita? Niente, cioè un fattore esterno condiziona la tua felicità. Cioè per un attimo ti dicono una cosa, ah sei contento, l'attimo dopo te ne dicono una opposta, sei triste. Quindi sei manovrato da tutti i fattori esterni. Questa è l'unica cosa che puoi fare, il vero cambiamento non è verso l'esterno, è solo verso l'interno, no? Cioè più tu rimani sereno e più hai possibilità di fare la scelta migliore, perché dici ok, la via di fuga è questa, ho il fuoco alle spalle, mi inseguono i nemici a sinistra, quindi se vado a destra e scappo a destra, questo se tu rimani più sereno rimani, più hai la possibilità di trovare la via di fuga migliore. Se tu entri nel panico, sei morto, ti fai bruciare dal fuoco e ti fai ammazzare dai nemici. Sempre se non muori prima in macchina, vaffanculo. Oh! Vai piano a me, cioè. Adesso come ti senti? No, dici tranquillo. Come mi sento? Questa giornata. Ma è abbastanza stanco, ancora non mi posso permettere di essere stanco, devo fare ancora un sacco di cose. Anche bello stressato? Sì, c'è ancora delle cose importanti da chiudere oggi e quindi non riesco a staccare il cervello. Ancora non sono arrivato al punto di oggi. Senti, lascia il cellulare qua. No, sei pazzo. Fermo, ti giuro che mi concentro. Dammicelo. Ti giuro che mi concentro, dai. Vai. Per me è faticosissimo stare vicino a te da una giornata così, eh? È incredibile. Io se non faccio così, non è che faccio così, faccio così tutti i giorni. Allora, ci liberiamo. Come? Totalmente. Come? Urlando. Ma dovrei... Urlare. Ah!
T'aiuto. Che? Urla. Urla! Ma non mi viene lo stesso. Urla, urla, urla. Lo puoi fare, lo puoi fare, guardami, lo puoi fare. Urla. Non mi viene lo stimolo. Urla. Urla. Devo essere urla. Per, ah. Per urlare ah. Per questa casa. Ah! 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 I've been so lazy, living in my head. Le migliori dormite me le sono sempre fatte in macchina, lo sai perché? Perché ero in movimento, perché nel sonno non perdevo tempo, perché mi stavo spostando da un luogo all'altro. E in quel momento non avrei potuto fare delle cose, perché è notte, perché non c'è nessuno, e quindi avevo il tempo di dormire senza pensieri o masturbazioni mentali, che perdevo il tempo a fare una cosa inutile, ovvero dormire. Quando mi hai fatto urlare, Jacopo, io ho apprezzato l'impegno, il tuo urlo era vero, sincero, mi sentivo buffo, goffo, perché non era il momento, avevo troppe cose per la testa, gli obblighi, delle imposizioni, le odio. A me le cose devono diventare spontanee, ci deve essere il momento giusto per urlare. Could you find it in your heart to meet halfway? Oh, could you find it in your heart to meet halfway? Senti, solo le scarpe. E dove mi... Ah. Leva le scarpe, appoggia qua, vai. Quando mi è stato proposto di fare una seduta di reverse relax personale con Fabrizio Colonna, la prima sensazione era se era uno scherzo. Mi ha dato la mano e non mi ha guardato negli occhi. Ti presento... Io. Eccomi. Iole. Iole. Piacere, Iole. Lascia il telefono qua? Sì, spento, eh. Spento? Ma certo. No, no, non esiste. Spento e basta. Quello mi ha fatto capire che... non era scelta, che non stava osservando chi gli avrebbe proposto questa tecnica. Per cui sapevo che sarei partita, come dire, male, no? Entriamo qua dentro? Vai. Da solo? No, siamo a Jacopo e a me. Io una mezz'oretta di sonno me la farei. Mi spoglio? Mi sdraio? Ma non possiamo farlo al sole, questa cosa qua, così ci rigeneriamo. Non ci possiamo mettere al sole, in mutande, almeno ci abbronziamo anche. Oh, serio, eh? Serio. Tu sei religiosa? No, io sono spirituale. Spirituale? Sì. Cosa c'è dopo la morte? Il corpo va, l'anima e il sé stanno da sempre lì, quindi... Dove? Ovunque, ovunque. Dico spesso che quanto ci affidiamo al respiro è quanto ci affidiamo alla vita, per cui questo tipo di tecnica, che è un'ispirazione profonda, circolare e libera, senza sforzo ma con decisione, ci permette un'osservazione della nostra coscienza in uno stato di consapevolezza diverso. Questa tecnica di ispirazione ha una modalità di respirazione che è una iperventilazione continua. Questa provoca, se attivata per un certo periodo di tempo e con una musica, uno stato modificato di coscienza. Mentre io sto respirando mi può accadere che mi viene da piangere, mi viene da ridere, mi viene da urlare, mi viene da sbattere, mi viene da fare quello che sento che il corpo mi dice di fare. Il rebirthing ti dà un raffinamento dell'emozione, per cui la paura, se sentirete la paura, è proprio paura, paura. Il dolore è proprio dolore, dolore, non si scappa. Per questo è una tecnica scomoda. Quindi, mo, ritornando a noi, l'idea qual è? È respirare profondo, circolare, intenso, con coraggio, con determinazione, con consapevolezza che tutto quello che mi sta succedendo sono io, che non c'è niente che devo cambiare, che non c'è niente che devo modificare, se non osservare quello che la mia coscienza mi sta facendo vivere in questo momento. Io ti devo insegnare una tecnica, io ti devo dire come si fa. Poi il resto so, perché lo so, che è certo, che sei tu che devi respirare, che io non posso respirare al posto tuo, e che se tu non ti affiderai al tuo respiro non avrai la percezione della profondità di quello che è questa tecnica che io propongo. Ma questo non dipende da me. All'inizio con determinazione e un po' di intensità, eh? Corpo rilassato. Thank you.
Fabrizio, cerca di aprire. Fino su, Jacopo, fino su, apri bene, respiro. Io ho visto dopo poche respirazioni che non respirava. In realtà non c'è fatica nel respirare. Se io mi metto in una condizione di fare questo e so che devo farlo, lo faccio. Io ho cercato di spingerlo un po' e poi ho capito che non dovevo spingerlo. E quando è così, nella mia tecnica, l'unica cosa che uno può fare per essere d'aiuto è stare su di sé. Allora io ho respirato per me. Ho respirato nel mio respiro e sono stata accanto a loro due nel mio respiro. Jacopo ha iniziato a respirare, profondamente, si è affidato al respiro, è entrato nella sua seduta senza nessuna difficoltà e senza nemmeno il mio aiuto. Lui lo vedi che è in un altro stato, in un'altra dimensione, che non è che finge così. Sì. Devi essere convinto. Cioè, affidarsi al respiro per affidarsi alla vita. Mi sono girato, ho visto lui e l'ho visto... Che respirava. Sì. Ora, il potere trasformativo di una seduta di rebirthing non è una bacchetta magica. La profondità di questa tecnica tu ce l'hai nel praticarla. Però funziona quando la persona riesce a comprendere, e questo lui, secondo me, l'ha percepito, la difficoltà di affidarsi al suo respiro, perché affidarsi al proprio respiro significa andare dentro, andare a fondo, andare a toccare quel dolore lì, quella sofferenza, che è solo quella che permette la capacità di trasformazione, di autotrasformazione. Quando io mi concedo di metterci le mani, io sono molto debole mentalmente, se uno mi conosce dentro la testa. Il problema è che non lo faccio vedere. Io credo che a volte la nostra bellezza sta nella nostra fragilità. Con la fragilità non vai da nessuna parte. Con questo tuo modo di essere, nel mio mondo non potresti vivere. Però nello stesso tempo la cosa che è giusta è che tu dici, ok, tu nella tua giornata, durante la tua giornata quando lavori, sei sereno quando lavori, lavori bene? No. No. Stai male. Perché devi avere sempre quell'ansia, quell'attenzione. Sì. Però questi spazi qui è un modo per metterci le mani dentro quel malessere. E invece di scapparle... Se ci dovessi riuscire sarebbe un miracolo. Il problema è quasi impossibile. Penso. Oggi però ti è stata data un'opportunità. C'ho il coraggio di, capito, di fare sta cosa come deve essere fatta. Ho percepito la fatica della celebrità. Ho sentito di come una persona è così... prigioniera di questa immagine e la sofferenza che provoca questo. Uno guarda quella persona e dice beato lui, ma guarda i soldi, ma guarda le donne, e in realtà è difficile per te, è difficile proprio, è faticoso, e lo comprendo. È incredibile, perché quando sono venuta qui ero piena di pregiudizi come tutti quanti su Fabrizio Corona, e adesso me ne vado che ho l'emozione di dire, ho trovato, ho sentito attraverso una tecnica che io adoro, l'umanità di quest'uomo, che dietro tutte quelle come dire, esplicitazioni così narcisistiche, se vogliamo, in realtà ha un cuore, ha una tristezza, ha una
paura, una fragilità che mi commuovono, che mi entusiasmano, che mi fanno dire non posso fare niente, se non augurarmi che lui possa venire a fare una seduta di rebirthing perché l'ha scelto. Cioè, dillo che sei così bello oggi. Quello è come sempre. Ieri ti aspettavo, fatto le 5, se no, sono andato a fare la morte. Buongiorno! Buongiorno! Direttore, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Ciao Mirko! Sì. Fatta bene, con fatta quelli vecchi e quelli nuovi? Assolutamente. Me l'hai preparato? Non fare così, ma penso. Allora, oggi è il giorno degli esercizi, no? Quello che facciamo oggi è una serie di esercizi che servono a destrutturare il tuo ego. Ci stiamo dichiarando che da adesso in poi tu proverai a fare questi esercizi. Ogni volta che non ci riesci, io starò qua anche in silenzio mentre fai riunioni e cose, te lo devo far notare, no? Da questo momento in poi, per tutta la giornata, controllerai la rabbia. Quindi non avrai nessuna espressione di rabbia. Andando ancora oltre, sarai amorevole con gli altri. E tu devi sempre immaginare che cosa l'altro vuole in quel momento. Quindi, se devi fare un complimento giusto, però pensando all'altro. Poi la puntualità. Oggi, se ti va, condividiamo i tuoi appuntamenti. Sono già in ritardo su tutto. Ok, va bene. In macchina, se andremo in macchina, non correremo? Impossibile. Siamo in ritardo. Arriveremo un pochino più in ritardo. Ma poi la giornata finisce. E la giornata finirà un po' più tardi. No. Ci sono delle cose che chiudono, no? Vabbè. Ci proviamo. Ci proviamo. E poi un altro esercizio che ho pensato è che ad esempio tu sei molto strutturato e organizzato, no? Quindi un esercizio che potresti fare è ad esempio disordinare la scrivania. No, sei pazzo. Se no, questa è l'unica cosa che non mi puoi chiedere. Andrei via di testa. Appunto, no? Questo non riesco proprio a farlo. È una malattia totale. Mentre io lo faccio? No, io ti prego, potrebbe finire male, non me lo fare. Tu mi racconti le tue emozioni. No, 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 questo non me lo puoi. Questo ti posso far fare tutto, ma non questo. Vai dentro. No, perdo il mio schema mentale, non lo posso perdere. E soprattutto per quel tavolo in questo momento, che è un momento dove ci sono troppe cose strane. Non mi posso permettere di spostarle. E tu pensi a questa piccola cosa? Quante altre piccole cose che ti influenzano nella vita che sono assurdità, no? Potrebbe finire la nostra amicizia. Ci dovrei prenderti e scaraventarti fuori dall'ufficio. Dai, Jacopo, stai fermo, per favore. Mi devi descrivere le emozioni che provi. Jacopo, te lo giuro, ma perché? È come un puzzle che tu lo rompi. Se lo rompi ci metti tipo 12 ore a riperdere, appunto, una giornata e tutta la concentrazione della giornata mi è buttata via. Ti dovrei chiedere 50.000 euro di danni solo per la giornata. Il mondo non è perfetto. Accetta l'imperfezione. Ho capito, ma questo cosa c'entra? Questo è il nucleo di tutto, se tu andassi veramente in fondo. Ho capito, ma quello è un modus di come concepisci il tuo metodo lavorativo. Non è un metodo lavorativo questo. Dai, Jacopo. È oltre, è qualcosa oltre, lo dobbiamo scoprire, Fabrizio. Cioè stai persino piegando il foglio? Lo dobbiamo scoprire, dai, veramente, stai prego. Stai fermo, veramente, te lo chiedo per favore. Allora devi andare oltre e mi devi dire tu, che cazzo c'hai su sta scrivania? Tutta la mia vita. Quindi è importante questo foglio, lo piego e poi lo rimetto, lo riapro e lo rimetto allo stesso posto. Perché? Perché se lo pieghi è stropicciato e non è più ordinato. Deve essere pulito come tutte le gestioni di un'azienda. Perché quando io mi siedo lì, che ho sempre tutto sotto controllo, e tu pieghi quel foglio, io non riesco più a vedere quello che devo vedere. E imparerai a vederlo? No, perché piegatelo dovrei riscrivere e perderei un'ora. Tu non mi fai piegare un foglio? Ma non posso, vado via di testa, vieni. Può venire l'assistente? Certo, tu venire. Ciao, sai. Sì, posso chiedere. Quindi io non ho capito. Dammi una logica sensata, perché sennò io te lo piego. È un'illusione. Certo che è illusione, è normale. E allora, se è un'illusione, affrontiamo questa piccola illusione, perché ce n'hai un miliardo da affrontare. E ci fermiamo a una stronzata così. Del Fabrizio Corona che si ferma, che non si può piegare un foglio. Eh?
Non è importante sto tavolo, è importante le emozioni che provi dentro di te. Cioè, è quello che perde la testa, è il tuo meccanismo, è il tuo ego, no? E il Fabrizio che tiene il controllo mentre io lo butto per terra? Quello è l'uomo, quello è il coraggio. No, non hai potere, non è potere questo. Il potere è il controllo. Perché ti deve influenzare uno che ti tocca i fogli? Perché? Quindi che devo fare? Lascio perdere perché non ce la fai? Non ce la faccio. No, ce la potrei fare. Magari stasera lo facciamo, a fine giornata poi. Almeno così non buttiamo adesso la giornata. A fine giornata lo possiamo fare. Facciamo la riunione? Venite, facciamo... Chiamala, chiamala e digli la pianificazione, la facciamo, siamo in grado, non è che chiami San Paolo, siamo... Mamma mia, per pianificare due pagine, ma che cazzo ci vuole? Vuoi lavorare con me, pianifico io, anche se spendi il 15% in più, punto, punto, basta! E non è che chiami Samuel, fa un'altra, la fa lui, lo fai tu, perché devo regalare 500 euro a lui, prima! Chiami la condenasta e fai tu, perché dobbiamo regalare 5? Ho parlato con Benedetta di condenasti, ti do il numero e te lo fai spiegare perché mi sembri deficiente. Ma anche tu, perché dobbiamo buttare a regalare 500 euro? Perché ci parli bene. Ma io non l'ho fatto con Samuel, Fabrizio, ho chiamato condenast. Col diretto. La chiami così ti spiega. Ascoltala, non la stai ascoltando? No, non mi sta ascoltando. Ascoltala, no, ascolta, lo ascolta solo se gli dico che ho guadagnato 5.000 euro. Contessa! Hai controllato se l'acqua calda va? Come ti sei vestita oggi? Dove sei convinta di andare? Alla sfilata di... Va bene, io parto adesso, rientro per le 5:30-6. L'avete confermato domani? La chiamo io dopo, quando sono in macchina, punto. Noi domani abbiamo 3 appuntamenti, una cosa che avresti dovuto fare e che non hai fatto. Perché sei partito parlando con lei dicendo ah, questa cosa non l'hai fatta? Cioè subito a mettere gli altri in difficoltà, subito in difetto così. Perché devi fare questo? Cioè che cosa ottieni da lei? Se no una reazione prendi meccanica. Prendi quello che ho detto, punto. Vai e fallo. Vai e fallo! E devi imparare nella vita a conquistare. Enrico, no, no, che c'entra? Dai, non sei neanche un minuto. Vieni qua, Jacopo, per ironico. Dai, torna, dai. Vabbè. Dai, siediti. Vai, aspettami adesso. Smetti di fare ironico e ci provi una volta. Vabbè, sì, ci sto provando. Andiamo avanti, dai. In ordine? Ma me la vedo io, vai a prendere sti Me la vedo io. Per favore, Antonio, potresti andare a prendere i panini con la bresaola e la spremuta arancia la prendo sotto casa. E se per favore entro un quarto d'ora puoi essere sotto casa mia, che siamo leggermente in ritardo, anche perché abbiamo un produttore con delle telecamere che ci deve dare una mano. Va bene, lavorate, ci vediamo dopo alle 5. Sì, ci vediamo dopo alle 5. Mi dai un voto a questa riunione, Jacopo, per favore? A parte il fatto che mi hai preso per il culo, un 4 direi che è abbondante. Perché ti ho preso per il culo? Dai, non ti sei impegnato neanche un attimo. Dai, non dire cazzate, sono stato molto più tranquillo del solito. Se questo per te essere tranquillo. Cioè, metti sempre tutti a disagio, crei... Ma perché se non hanno l'adrenalina, non lavorano non è cazzo. Questo, non è... Vabbè, ok. Allora, se come dici tu, va bene, una volta devi fare diverso, solo a vedere che cosa succede. Ma infatti sono stato molto diverso, perché non mi vedi come sono di solito. Devi essere più consapevole, tutto qua. Andiamo. In questo incontro Fabrizio sperimenterà una tecnica di lavoro sul corpo, l'integrazione posturale. Oddio, santo Dio, dove siamo qua? Albe. Massimo Soldati. Soldati, piacere. Corpo. Piacere. Massimo è una persona che ha dedicato la sua vita alla crescita personale e per Fabrizio potrebbe essere un momento molto importante. Fondamentalmente non sono normale, sono completamente pazzo. Soffro di disturbi della mente. Sono un po' pazzo. Questi stessi disturbi della mente mi hanno creato a fare tutto quello che ho fatto. Questa mia vita sì. Incredibile, piena di casini, ma piena di successo, piena sì, di. Sì. Cioè sono uno che ha vissuto forse 10 vite di una persona normale. Sì. Però me la cambierei per dentro al mondo. Sì, non sto bene. Non sono sereno, non sarò mai sereno, ma se fossi sereno non sarei me.
Io sono psicologo, psicoterapeuta e sono andato negli Stati Uniti, ho imparato questa tecnica, la insegno. Io soffro di attacchi di panico da 4 anni, nell'ultimo anno gravemente anche. Tipo vado all'ospedale 8 volte al mese. Con che cosa li curo? Sì. 45 gocce di Xanax mi passa. Sono convinto di morire, eh? Sono convinto con l'infarto. Non riesco più a respirare, il cuore va a mille. Batte a mille. Mille. Mi fa male il braccio sinistro, la schiena, dietro la schiena, sono convinto che sto morendo. Una volta alle Maldive, eravamo nell'ultimo villaggio più disperso, mi è venuto uno di questi attacchi di panico e ho preso l'aereo privato, sono andato fino al pronto soccorso alle Maldive, in un ospedale che te lo raccomando, sarei morto comunque qualsiasi tipo, infatti potevo anche risparmiare di andare, risparmiare 1.000 euro di aereo privato. E poi sono stato bene, però lì ho avuto uno degli attacchi di panico più brutti. Non si muore di attacco di panico. Ma forse si può anche morire di attacchi di panico, non lo so. Cioè, questo se una persona ha dei problemi cardiaci, magari, però io non credo che sia quello il problema. Qual è il problema? Beh, se uno soffre si deve curare, il problema è quello, prima di tutto è rimanere in vita. L'importante è riuscire a passare attraverso. Cioè, l'importante è riuscire a passare attraverso l'attacco di panico in una certa maniera, cioè imparare che è una cosa che passa. Impossibile. Invece è possibile. Io sono uno forte in queste cose qua. Ma anch'io sono forte. ti puoi concentrare tutto il tempo che vuoi, ma non ci riuscirai mai poi mai. No, è una questione di esperienza. Il problema non è continuare a preoccuparsi, perché l'attacco di panico viene dalla paura che continua a rigenerarsi e ad aumentarsi. Invece andare in contatto con questa paura e viverla in un'altra maniera. Ok, attacco di panico, vieni, ti sfido, non ho paura e faccio amicizia con quell'esperienza. Quella è un'esperienza che tu puoi imparare a passarci attraverso. Questo è la via. Prova a annullare tutto quello che è il mondo intorno a te. Non conta niente e nessuno. Conta solo quello che è la tua esperienza adesso. Molto bene, vedo che hai capacità di concentrarti. Sensazione hai? Buona. Buona, ok. Allora prova a prendere un minuto della tua vita, a portare l'attenzione adesso, qui ed ora, in questa zona. Immagina che qui ci sia un fiore che è chiuso e che può aprirsi. Prenditi il tempo, prendi per te questo tempo. Lavoriamo un po' qui, prova a respirare qui dove c'è la mano. Se hai delle immagini, lasciale scorrere, e se hai delle sensazioni, dei sentimenti, lasciali fluire. Prenditi 3 minuti. Il mondo intorno si ferma, è tu che lo decidi che si fermi il mondo. Se non hai questo potere, non serve a niente aver potere. Ma non c'è il tempo per le cose. Come non c'è il tempo per farle? Fabrizio Corona non ha tempo per se stesso? È impossibile. Devo ritornare a combattere, se mi rilasso troppo. Insomma, se combatti con un'attitudine tranquilla e centrata, combatti meglio. Una persona ad alta energia che però non la usa in maniera equilibrata, penso sarebbe molto più intenso il tutto se non ci fosse l'agitazione. E sempre l'energia ci sarebbe, no? Senza perdere la grinta.
Mamma? Te lo ricordi? Jacopo? Salve, signora. Ci siamo sentiti al telefono parlando di Seneca, si ricorda? Sì. Stiamo facendo questo documentario. La di se stessa non riesce. Un giorno si ritroverà con se stesso e dovrà parlarsi. E perché non riusciamo a piano piano a penetrare in Fabrizio? Non si è mai fermato a guardarsi dentro. Forse perché tutto sommato in questa follia ha trovato una sorta di felicità. Apparente, no? Perché quando si va alla ricerca, come forse è capitato a te, perché si sta male. Lui non l'ha ancora trovato il suo momento di dolore trovato. Forte? Lui non l'ha. No, il dolore forte non l'ha mai. La saggezza ce l'hai dentro casa, Fabri? Cioè. Secondo. Andiamo più tardi. Però scusa. Comunque, quello che dice lui, quello che ti hanno detto, è forse fermarsi. E comunque cercare anche un'altra strada. Non è solo quella di inseguire il mito dei soldi, della bellezza, della ricchezza, dell'essere famoso. Non è proprio quello di cambiare completamente, mettersi dall'altra parte, anche in modo molto triste e severo, però può cambiare la vita in meglio. Poi tutto può riprendere in modo. Quindi io sono poi una fautrice anche del fatto che lui forse o di carcere mare non è. Ma certo molto tempo gli fa male. Sì. Dipende. Cosa che gli dà la felicità? Cosa che gli dico ora, visto che non abbiamo mai il tempo di parlare, è che la realtà, no, la verità, non è quello che tu vedi. E tu puoi vedere questo qui, però se tu lo guardi da tutte le dimensioni che ci sono intorno a questo personaggio, la vedi in mille modi. Lui vede solo con paraocchi da questa proiezione. Non prova a mettersi da un'altra parte e vedere lo stesso oggetto, che ha vari significati. Quindi la sua realtà è la sua realtà, ma è una realtà che vista dagli altri non è più la sua. Capito? È questo che lui dovrebbe fare. Andiamo, ciao mamma. Digli qualcosa che vorresti dire e non gli hai mai detto. Lo so. Andiamo, va? Questo che dice. Ma lei lo capisce, vero? Mi chiamo Anan Silvia e faccio parte del team della UME di Roma, che è composto da me, da Advait e da Nirdosh. Ci sono delle riprese e abbiamo anche delle persone che noi invitiamo molto volentieri a fare questo esperimento. Quindi ci sono alcuni nuovi e alcune persone che hanno già molta esperienza. Meno ci si conosce e meglio è, in quanto nell'azione con l'altra persona quello che è importante è quello che siete voi e quello che sentite voi nel vostro cuore. È una meditazione sociale perché si fa insieme agli altri, non è una meditazione solitaria, individuale, è una meditazione che si condivide con gli altri. Il lavoro che si fa è interagendo, le altre persone sono dei nostri specchi. Tutta la meditazione è basata anche sul contrasto di ciò che è morbido e ciò che è forte. E da questi contrasti nasce veramente un'integrazione di tutto. Noi lavoriamo proprio sulle emozioni, il lavoro della UME è molto sulle emozioni. Noi ci usiamo a vicenda per ripulirci. Sono esercizi molto veloci proprio per farvi andare dall'emozione al suo opposto e per arrivare, lo scopo, arrivare a sentirla, controllarle tutte e a sublimarle nella parte più nobile, diciamo, che è la meditazione per noi. D'accordo? Sperimentate, divertitevi, godetevela, ogni fase. Oh, incominciamo a camminare per questa stanza. Sono incazzato, siete incazzati. Veloci, veloci, la rabbia non è lenta.
Parlami di te. Di me? All'inizio c'è imbarazzo. Poi però ti fai prendere, io sono un casinaro, sono un aperto, un divertente. Purtroppo l'errore che ho fatto è non è cercare dentro me stesso. Io guardavo gli altri, analizzavo gli altri, per cercare di capire come gli altri possono provare queste sensazioni, queste emozioni. E non ho guardato me, ma ho guardato loro. E come nel resto della mia vita ho analizzato gli altri, senza pensare a me stesso. Ti dico una cosa per averla praticata per molti anni, che chi ha un ego molto molto forte, confrontandosi con gli altri capisce che esistono persone anche deboli, fragili, e che vanno rispettate anche loro, cioè il rispetto, no? Chi ha poco sviluppato l'ego o è stato molto batostato, qui trova il coraggio per 2 ore di dire esisto anch'io, anch'io sono una tigre. E chi è molto forte, io ritengo che la forza è importante, vuol dire essere vivi, vede che hanno diritto anche gli altri, che c'è posto per tutti e che la chiave è una sola, capisci, accettarsi te come sei, perché uno va bene come è. Diciamo che è un periodo molto particolare della mia vita questo, in cui non sono al meglio delle mie forze, al meglio delle mie sicurezze, al meglio delle mie convinzioni, ma sono un po' stanco, avrei bisogno un po' di tranquillità che purtroppo difficilmente riesco a raggiungere. E quindi ho abbassato un pochettino le difese. Il problema è quando le alzo, quando poi ritorno normale, non penso che questo periodo mi può durare, spero che non mi possa durare più di 10-15 giorni e poi ritorno a essere esattamente quello di prima. Perché si fanno quindi queste pratiche? Solo per farti sentire che quelle emozioni tu le puoi sentire sempre. Quell'emozione è già tua, è già dentro di te. Allora, fai le pratiche per capire che è possibile che esistano questo stato d'animo che esiste e che sta dentro di te. E poi con la tua consapevolezza ci entri in ogni secondo. Cioè, quando tu stai litigando con uno, l'uomo consapevole, l'uomo forte, non è quello che continua a litigare sopra, è quello che in un secondo cambia, lo prende, gli prende la mano, lo abbraccia e lo ama. Sta dentro di te, cioè i tuoi sentimenti, le tue sensazioni, le controlli totalmente tu. Quindi se non hai il potere del controllo della tua vita, a che serve tutto quello che fai? Tutti partiamo con tanti pregiudizi e poi dopo quando ti conosciamo è come che abbiamo tutti poi la stessa sensazione, no? Cioè una persona molto profonda. Invece tu, mi sembra, però correggimi se sbaglio, tu identifichi la tua forza come il vecchio Fabrizio, quello che fa sempre il cowboy dalla mattina alla sera, quello che non ha le regole, quello che si sente forte, quello che pesta i piedi a tutti. Noi la forza, quando parliamo che riconosciamo qualcosa di molto bello in te, non è quello. Lo so. Le persone che poi ti amano anche nella tua vita sono le persone che ti conoscono perché tu con loro ti lasci andare. Non vediamo il cowboy, ma vediamo l'uomo che c'è in te, no? Ed è così bello. E quindi quello che mi piacerebbe con te fare è far uscire un po' di più, sempre di più, questo uomo, no? Mi è venuta la voglia di vivere tutti i giorni, i giorni, pienamente, più di prima. È come se avessi perso tempo. Oggi è come se io lottassi contro il tempo perché so che questi momenti prima o poi finiranno e non torno più. Posso avere tutto, posso vivere tranquillo, perché devo correre? Potrei anche mettermi a fare una vita normale una volta nella vita, no? Andare al cinema, andare a giocare a pallone, fare le cose che mi piace fare. Fabrizio aveva paura di un sacco di cose. Una grandissima paura di morire, che la vita finisse, di soffrire, paura di non riuscire, paura di stare male. La più grande paura poi paradossalmente potrebbe essere che crolla tutto e torna a essere Fabrizio e forse lì muore il personaggio, ma allo stesso tempo muore il significato di vita e... perché il mio obiettivo è vivere quello di vivere dentro un film, che è sbagliato. Oggi, nei vari percorsi che abbiamo fatto, sarà un giorno abbastanza importante. Faremo un rebirthing di gruppo. Lascia di andare, se ti viene da ridere, ridi,
come sempre, se vuoi andare via ti alzi e te ne vai, sei liberissimo. Qualsiasi cosa che viene, vivila, vivila intensamente, sii presente. No? E oggi poi, come ci siamo detti, vai fino in fondo, no? Mostraci questo coraggio, fai vedere che non hai paura di affrontare te stesso. Oggi mentalmente rispetto all'altra volta sono un po' più libero, più rilassato. Spero di riuscire a farmi coinvolgere, a staccare la testa, che è la cosa più difficile di tutti. Spero che mentre sono lì non mi parte la testa a pensare altre cose, no? Come al solito. Guarda, anche se capita, non ti preoccupare, osservala. Magari ti arrivano delle intuizioni belle sulla tua vita, su quello che farai o quello che hai fatto nel passato, o dei dolori o delle sensazioni. Vivile, va bene? Va benissimo. Questa tecnica viene da lontano, ha radici profondissime, risale a 5.000 anni fa e viene dalle tecniche di pranayama importate dall'Oriente. E il nostro caposcuola, il dottor Falzone Gallerani, l'ha integrata con tutta la conoscenza della psicologia occidentale. Questa tecnica non punta, non mira all'automiglioramento. Mai, mai. Non dobbiamo cambiare, perché andiamo già bene. Siamo dei miracoli che camminiamo. Se io penso di cambiare vuol dire che ho un ideale dentro di me a cui io devo assomigliare. E quello è un pensiero, è un concetto, è una cosa che passa. Non so io so questa, no? Trascenderlo vuol dire che io posso stare dentro una situazione di condizionamento, però so che posso anche essere altro. Aprire la mia consapevolezza, per cui l'invito è che mentre respireremo non dobbiamo far nient'altro che stare in quello che sta accadendo. Ascoltare la musica, ascoltare il mio respiro che va, ascoltare le sensazioni, viverle dentro. Al di là delle sensazioni possono venire fuori delle emozioni. Mi viene da piangere, mi viene un ricordo di quando ero bambino. E allora sta cosa mi commuove e io mi lascio andare e piango. Piango, che problema c'è se piangiamo, no? Oppure mi viene da urlare, no? Questa respirazione va, a un certo punto sento un'onda che mi prende il corpo, mi lascia andare e mi rilasso, perché il respiro si abbassa da solo. E io posso godermi quello spazio, lasciarmi andare in uno stato di profondo rilassamento che è molto benefico, quindi al di là di tutto quello che ci limita, scopriamo una bella dimensione di noi stessi. Quindi andiamo, via!
Lo diciamo sempre che è difficile raccontare la profondità di una seduta perché ci sono delle cose che le parole non possono esprimere, però il raccontarsi e raccontare serve un pochino a integrare anche l'esperienza e un po' a vedere che di solito dentro ai seminari c'è poi un filo rosso che accomuna le sedute. Valeria, cara, come stai? Bene. Non so se sono già tornata in questo pianeta. Te la senti di parlare o...? È successo a tutti quello che è successo a me? No, è solo a te se ce lo racconti. Io a un certo punto pensavo di essermi addormentata e poi sono svegliata, ho visto una luce, un buio totale, buio, e dalle due parti laterali del buio c'erano degli alberi lunghissimi, come fosse una strada lunghissima, però tutta buia, che si vedevano solo questi alberi laterali. Allora ho pensato, forse perché mi viene in mente mio padre che viveva in Amazzonia così, no? E avevo sempre immagini di uno che camminava con la sacca sulla spalla. E allora lo odiavo, perché mio padre tante volte mi abbandonava, no? Se ne andava, quindi c'erano queste immagini della sacca che lui se ne andava. E lì per tutto il tempo così è stato. E, però non so perché poi ci sono stata così tanto tempo a piangere per questo motivo. Finché tu non mi hai messo il fazzoletto e ho detto Dio, ma da quant'è che sto piangendo? Che non avevo la percezione del tempo. Quindi non ho pensato che stavo piangendo per mio padre. Okay. C'avevo queste immagini fisse e c'avevo rabbia verso di lui, quindi era una rabbia. Come ti senti adesso? No, benissimo. mi viene ancora in mente un po' di immagini strane. Che non so neanche spiegare, non ci sono parole. Quindi vediamo come andrà oggi. Vediamo. A voi la parola. La mia esperienza è stata diversa dall'altra volta. Riesco a prendermi dei momenti e essere un pochettino più riflessivo. All'inizio ho fatto molta fatica. E mi sono sdraiato, ho sentito la musica e i pensieri sono partiti come partono 24 ore su 24. E poi ho incominciato a respirare. La cosa grave, ma lo so perché, è che faccio fatica a respirare. Cioè io posso fare 5 respiri e poi mi fermo perché non ce la faccio. Perché ho uno stato di guerra dentro molto molto particolare. E allora ho alternato momenti di pensieri, momenti di riflessione, momenti di respiro. Poi mi sono addormentato 10 minuti. Dopodiché quando mi sono svegliato ho sentito una cosa strana. Con gli occhi chiusi vedevo, come se vedessi nel profondo del nero, una luce e ho passato, questa cosa mi è durata per circa 2 minuti, ho passato un momento bellissimo che non sono più riuscito a riprendere in tutta la fase successiva dell'esperienza. Però quei 2 minuti devo dire che ci sono arrivato e in questo momento sono veramente rilassato come non lo sono mai stato. È come se vedevi uno spiraglio nella tua vita piena di casini e un profondo nero, una luce grossa e un calore enorme. Devo dire che è stata un'esperienza bellissima, l'altra volta non l'avevo provata questa cosa qua. Fabrizio oggi farà un'esperienza particolare, quella dell'artista di strada. Tu sei un artista di strada? Anche. Ho iniziato a fare questo e adesso faccio anche altre cose. Diciamo, ho inciso un disco come sassofonista, ho inventato un gioco sulla conoscenza umana e ho fatto lavori miei di regia in teatro. Però la piazza è rimasta sempre una cosa... E cosa facevi in piazza? Il clown. Ma ho iniziato a farlo in America. Perché io sono andato in America per studiare il sassofono. Non facevo una lira, mi morivo di fame, dico allora o torno a Roma o mi invento qualcosa. Quindi ho detto mi metto per strada e dopo 3 anni stavo al Circo Orfei. Non è che è molto importante che cosa fai, è la qualità di vita che c'hai dentro. Se io dentro mi sento la potenza, allora qualunque cosa faccio mi va bene. Se invece dentro ho questo senso di angoscia, di roba così, qualunque cosa non va bene. Capito? Il punto è dove metti l'accento, sul fuori o sul dentro. La dualità è il punto
che complica tutto. È pensare che ci sia un bene e il male, che pensare che ci sia il buono e il cattivo. Quando Cristo dice al Romano non avresti nessun potere se non ti fosse dato dall'alto, che cosa gli sta dicendo? Che l'energia che muove la frusta del Romano è la stessa che viene dall'alto, quindi sono ruoli. Il bene e il male sembrano apparentemente, ma l'energia che li muove è la stessa. Lo stesso padre gli sta dando l'energia al Romano. Allora vuol dire che lo stesso regista dà alla parte a Cristo e dà la parte al Romano. A me non interessa né Cristo né Romano, a me interessa chi muove tutto, che non è né Romano né Cristo. È il Tao che non si può definire, è quello che tutti i maestri dicono che non è definibile, al di là di ogni descrizione proprio. Pensi che le scelte che hai fatto nella tua vita ti hanno aiutato in questa crescita, oppure tu eri forse già sempre così, o forse eri così e quindi hai fatto certe scelte? Nel presente, qui e ora, ti dico che io non ho mai scelto niente. Apparentemente ci sono state delle scelte, ma adesso, nella consapevolezza che mi capita di vivere, sento che non ho mai scelto niente. Io sono partito che volevo fare il professore universitario. Andavo all'università a seguire le lezioni, ancor prima di iscrivermi. Deluso dall'università ho comprato un sassofono. Sono andato in America per studiare il sassofono e sono 20 anni che faccio il clown. Dimmi che cosa ho scelto io. Scegli quando ti innamori? Di fatto è così, però tutti dicono, ma che sei pazzo, io scelgo, io vado. E non ti rendi conto che tu metti in azione solo quello che si rivela all'interno. Una volta che si rivela, tu lo metti in azione, ma tu non sai l'origine, da dove arriva. Ma allora io non decido niente, tutti siamo invece molto attaccati all'idea di essere quelli che fanno, di quelli che decidono. Sembra quasi che perdiamo la nostra forza. In realtà, te lo dice un superego, se prima volevo guidare io, ma non mi godevo il viaggio, adesso ho deciso di godermi il viaggio e di lasciar guidare. È molto più interessante, anche se prima invece no, vado di qua, vado di là, ma poi anche i risultati non funzionano tanto bene. Stranamente, quando invece mi abbandono, mi funziona meglio. Allora non mi interessa più di dimostrare che sono io quello che faccio. Meno ci sei tu e più l'energia fluisce meglio. Vogliamo fare una cosa costumi, robe così? Sì, sì. Vieni Fabrizio, allora. Se ti può interessare ti dico anche un paio di cose sui clown proprio. I clown sono due tipi. Non so, è il circo, è presente quello bianco tutto elegante, col cappellino così, con la faccia bianca, tutto preciso. Quello è il bianco. E quell'altro che invece entra tutto così è l'Augusto. Poi nelle coppie anche cinematografiche, Totò e Peppino, Totò è il bianco, è quello, e Peppino è quello così. Stanlio è l'Augusto e Olio è il bianco. Quindi per questa cosa qui che faremo, io farò il bianco perché ti devo guidare non sapendo che fai, e tu il fatto che sbagli perché non sai le cose fanno proprio parte del personaggio. Adesso metterò l'amplificazione, la valigia, tutto quanto e comincerò a fare lo spettacolo. E io che faccio l'assistente? Appunto, adesso sai che facciamo noi? Ce la giochiamo. Matto te, matto io.
è solo provare a vivere senza soldi in tasca e provare a stare lì. Devo chiedere i soldi alle persone, che anche quello per me una prova è di sentirsi umile, è tosta. Anche solo stare senza il cellulare per me è tosta, figurati. Mi raccomando. Però, dai. Bocca al lupo. Crepi. Ti voglio bene. Anch'io. Ciao. Quando ho dovuto affrontare la prova della stazione mi sono reso conto di quanto fosse difficile solo 3 ore dopo che stavo all'interno della stazione, perché avevo visto solo gli aspetti positivi dell'avventura che stavo per vivere e quindi avevo focalizzato la mia attenzione a tutte le difficoltà anche un po' stimolanti, quindi dormire fuori, affrontare una parte del pericolo e chiedere l'elemosina, quindi chiedere i soldi alle persone. Poi dopo 3 ore mi ero accorto che la cosa più difficile non erano queste cose. La cosa più difficile era il tempo che non passava. La cosa più difficile era rimanere da solo. Perché anche se c'era tanta gente che stava vicino a me, che si muoveva vicino a me, più gente c'era e più io mi sentivo solo, abbandonato. E questa era la fatica più grande. Questa è stata la fatica più grande che ho attraversato nell'esperienza della stazione. Che non pensavo di provare, ho provato delle sensazioni, visto delle cose anche per pochi momenti, e penso questo sia uno dei più grandi risultati di questa avventura, e penso a lui e a quello che abbiamo affrontato in questi giorni, una delle poche persone con cui sono stato vero. Ho scoperto che una piccola apertura c'è. È una piccola possibilità, c'è, che anch'io possa provare quello che provi tu, come me l'hai insegnato tu, e che quindi devo lottare per arrivare a questo, cercando di cancellare l'idea che fondamentalmente sono sbagliato. Venerdì 18 gennaio, ore 11:30. Una beffa Fabrizio per i poliziotti Corona, che lo marcavano da ieri mattina. Se Corona non si consegnerà, diventerà ufficialmente latitante. Inizia così la rocambolesca fuga del fotografo. Investigatori milanesi sono già sulle sue tracce. Non gli resta che arrendersi. La latitante di Fabrizio Corona, che si nascondeva a Cascais. Corona, da 4 giorni in fuga, è stato fermato in una stazione della metropolitana. Fabrizio Corona, il fotografo arrestato mercoledì in Portogallo dopo 4 giorni di latitanza. Mi sto consegnando spontaneamente alle autorità portoghesi. La pena da scontare è cresciuta. 7 anni e 10 mesi. Estorsione aggravata e trattamento illecito del calciatore David Trezeguet. 7 anni, 10 mesi e 17 giorni. Ciao Fabri, mi dispiace non esserti di aiuto in questo momento difficile per te. La prova che stai affrontando è una prova molto dura,
ma credo che lì avrai modo di toccare veramente il fondo. E tutti i saggi dicono che proprio quando si tocca il fondo che si può comprendere il senso della vita. Credo che sia arrivato il momento per te di incontrare finalmente te stesso. Joyful, joyful friend, I feel joyful when a love shines in me. And a day is clear and bright. Ora puoi tornare ad essere ciò che tutti siamo da sempre, amore. Quello che perdi in galera è la dimensione dello spazio e del tempo, perché poi naturalmente ti abitui a stare chiuso dentro una cella. Lì mi sono ritrovato nello sconforto più totale a fare i conti con qualcosa di più grande di me che comunque dovevo affrontare. Allora o mi ammazzavo o lo affrontavo. Ho trovato una forza che sinceramente pensavo di non avere così grande.
È stato un lunghissimo viaggio, pieno di sofferenze, che non vorrò mai raccontare a nessuno. Forse quando riuscirò a innamorarmi di nuovo potrò condividerlo con l'amore della mia vita o con mio figlio quando sarà grande. Anche gli sbagli sono stati necessari per raggiungere quello che sono diventato oggi. Anche la galera era necessaria, era tutto necessario. Se la mia strada oggi dovesse prendere la via giusta, penso che possa riuscire a conquistare delle cose che senza la galera non avrei mai potuto conquistare. E anche un po' di pace interiore. Oggi ho un'intimità personale con la mia testa, il mio cuore, la mia pancia che mi permette di poter essere prima di tutto molto più sicuro di me, perché poi io ho sempre ostentato sicurezza, ma chi ostenta sicurezza, la sicurezza non ce l'ha mai. E poi ho riscoperto la mia profondità e forse anche la mia serenità. Oggi sono capace di accettare, di aspettare e magari anche di comprendere cose che non avrei fatto prima.